Il paradiso delle signore, episodi 16 e 17. 3, fa un gesto plateale per Alfredo. Difficili decisioni da prendere, segreti e relazioni da rivelare, passioni da supportare. Questi fattori saranno al centro delle due puntate settimanali del Paradiso delle Signore. In onda il 16 e 17 marzo su Rai 1. Gemma prenderà una decisione definitiva sul nascituro e lo farà dopo aver incontrato una donna. A quanto pare, la scelta di Zanatta Junior influenzerà soprattutto il futuro di Gloria Moro. Mentre Marcello resterà scioccato da una scoperta su Ludovica, Irene e Alfredo saranno sul punto di lasciarsi. Per non perdere l'uomo che ama, alla Venere Cipriani non resterà altro da fare che compiere un gesto plateale. Anche Matilde dovrà decidersi sul da farsi, dire tutto a Vittorio oppure allearsi con il marito Tancredi. Seguendolo nel suo progetto imprenditoriale. Nel nuovo appuntamento in onda giovedì 16 marzo del Paradiso delle Signore, intuendo che la sua amica e collega stia nascondendo qualcosa di importante. Maria Puglisi la metterà con le spalle al muro. A questo punto, messa alle strette. Irene Cipriani non potrà fare a meno di vuotare il sacco, facendo venire alla luce del sole la sua relazione d'amore con Alfredo. Per Gemma Zanatta il futuro suo e del bambino che porta in grembo inizierà a delinearsi. Sarà l'incontro con una donna che ha un figlio senza padre a farle chiarire le idee, spingendola a prendere una decisione definitiva. Spazio anche all'amore di Clara per il mondo del ciclismo. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore Don Saverio, che per lungo tempo ha disapprovato la passione di sua nipote, cambierà parere. Il parroco, a quanto pare, preferirà mettere da parte ogni astio e supportare Clara. Sempre più soddisfatto di Matilde, Vittorio Conti sarà del tutto sicuro che lui e la moglie di Tancredi possano avviarsi verso uno stellare futuro professionale. Peccato che il direttore del grande magazzino milanese non sia al corrente degli intrighi che Matilde sta per mettere in atto. All'interno della puntata di venerdì 17 marzo del Paradiso delle Signore, Alfredo inizierà a sentirsi stanco della situazione con Irene. Il magazziniere Perico vorrebbe far sapere a tutti che sta insieme alla Venere Cipriani, mentre quest'ultima preferirebbe continuare a frequentarsi di nascosto, avendo paura di rompere con Alfredo. Irene prenderà in pugno la situazione e si farà perdonare con un gesto plateale. Matilde Frigerio continuerà a sentirsi combattuta interiormente. Alla fine sceglierà Vittorio e lo metterà al corrente degli intrighi che si stanno consumando alle sue spalle. Doccia fredda per Marcello che farà un'amara scoperta riguardante Ludovica Brancia, a breve convolerà a nozze con Ferdinando Torrebruna. Nel frattempo la decisione che Gemma arriverà a prendere avrà delle conseguenze anche per il futuro di Gloria. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.